ci risiamo con l'accosto Paolucci, con l'ultima boccia, il punto è di Colbordolo, anzi sono 3 punti per Colbordolo. Vediamo la boccia di Paolucci se tocca la tavola di fondo oppure riesce a realizzarle qua, ma credo che siano 3. Tre punti per Colbordolo che si porta per la prima volta a condurre per 8-6. Pallino lungo, circa i 23 metri, quasi centrale. Buon accosto per Davide Paolucci. Non ci penso due volte Giuseppe Miloro, andare in accosto. Questa volta la boccia è ben indirizzata. Ha preso il punto. Rimini lanciata. Colpisce Rimini e intanto la sportiva conduce per 8-2 nel campo numero 4. Anzi scusate, 11-2. Ci riprova Miloro, sembra leggermente più corta delle precedenti, però ciò non gli impedirà di riprendere il punto. Prende ancora Miloro, credo. Prende ancora, di nuovo tiro Girolimini. Colpisce quel tanto che basta per portare via la boccia. Boccia carica il pallino, vediamo di chi è il punto. Penso che il punto rimanga a Serra dei Conti, infatti l'arbitro però prima misura, ma Giulimini dice no, guarda, è loro il punto da misurare. Buona accosto di Paolucci, boccia visibile, Mancini si prende tempo per il tiro, alla fine dichiara boccia del punto. Al tiro Mancini, finisce bene, carica anche la loro boccia però, quindi il punto rimane a Colbordolo. Ultima boccia per Mancini che non avrà difficoltà a realizzare un punto, che gli consentirà di realizzare il 7° punto contro gli 8 di Colbordolo. Vediamo se riesce nella facile impresa.
e così è, realizza il punto 7-8. Pallino torna sotto sponda. Miloro quasi dal centro del campo, verso il pallino. Ancora un buon acquisto. Questa volta Paolo ci va nel costo tentando di posizionarsi davanti alla boccia, leggermente più avanti rispetto al pallino. La boccia è tirata bene, adesso scenderà verso il pallino. La forza gli permette di rimanere vicino al pallino e di non scorrere avanti, quindi punto preso per Paolucci. Mancini al tiro. Non riesce a portar via la boccia pulita perché rimpalla sul pallino e quindi allarga il gioco, favorisce la formazione di gol bordolo in questo caso. Ancora un buon accosto per Davide Paolucci. Due bocce per Girolimini, una boccia per Miloro, una boccia per Mancini. Ottimo accosto di Miloro. Ricordo che Sera dei Conti è una boccia a fondo tavolo, quindi deve fare una bocciata pulita. Girolimini, bersaglio col pallino, appunto. Alza la boccia e prende il pallino. Il vantaggio della formazione di Sera dei Conti di riposizionare il gioco come era in precedenza. Questa volta il giocatore di Colbordolo verrà a punto. Quindi punteggio 9-8.
tutto per sera dei conti. Siamo distratti perché la gente si può ricollegare, quindi chiamano da casa per sapere il link, eccetera, eccetera. Quindi il cronista, regista e quant'altro non si può dividere. L'accosto di Giuseppe Miloro questa volta non è buonissimo, è un discreto accosto, comunque ha un 50 centimetri laterale. Si può prendere come non si può prendere, infatti Paolucci stavolta non l'ha preso. Ci riprova Davide Paolucci. Stavolta non sbaglia. Penso che sia stata una delle poche voci sbagliate quest'oggi da Davide Paolucci. Si rimedia subito alla bocciata Mancini per Serra dei Conti. Attendiamo ancora. L'esecuzione ha giocato parecchio tempo prima di procedere al tiro e colpisce una boccia molto bella perché la porta via pulita, anche se sotto mano. Di solito per portare via quelle bocce si alza leggermente il tiro e lui è stato bravo, ha portato comunque la boccia in fondo. Adesso Paolucci invita a tirare il pallino al compagno di squadra. Il tiro non è facile da prendere, il punto. Però Silvano oggi forse non si fida, che è stato non preciso al tiro, Silvano oggi. Tutto in diretta, tutto in diretta. Allora vi racconto cosa è successo. Il direttore di gara Lopparelli ha invitato Paolucci e Gerolimini al tempo, ho detto chiedi tempo, cioè fai la visione di gioco, vai solo a vedere il gioco e ti prendi il tempo, se no non può venire giù Paolucci e parlare senza chiedere la visione del gioco all'arbitro, ecco. Quindi poi ci sono messi tutti a ridere, che è come se fosse un incontro di campionato squadre, no, chiama tempo, ma non c'è il CT, dove è il CT? E quindi tutto si è risolto con parecchio ridere. E quindi adesso Giolimini si è convinto a tirare il pallino. Ma d'altronde il mondo delle bocce a volte mi permetto di dire che è troppo serio, ci vogliono anche questi intermezzi sorridenti e distensivi, non si può essere seri. Boccia a 50 centimetri circa, forse più, forse un po' meno. Mi chiedono ancora dove è il CT qua, per il tempo che avrebbe dovuto chiamare Girolimini, ma non c'è il CT. Certo, e anche a volte è merito anche del direttore di gara comunque permettere queste situazioni, alleggerendo quello che potrebbe essere invece troppo pesante, giudizi troppo affrettati, troppo severo. È sempre una volta. È vero che si vince, si sta cercando di vincere. Il direttore di gara deve permettere comunque del gioco, deve permettere di essere sereni e distesi i giocatori. Alla bocciata Mancini.
la boccia verde corta, la sua boccia verde, la prende un po' e non gli permette di entrare. La parte di gioco dove è posizionato il pallino. Il punto rimane a col bordolo che chiama 8, 9, nono punto a terra, quindi in questo momento si sono 9 pari. Faccia per Girolimini. Intanto nel campo 4 aggiornamento 11 a 9 per i ragazzi della Sportiva su Intrepida Perugia. E sul campo 3 9 a 5 io credo per le Pidienze su Montegrillo, vediamo un po'. E i punti di col border dovrebbero essere 2, conducono 19 su Serra dei Conti. Il campo 1 è libero. E io credo a questo punto di capire l'ottavo di finale, mentre nei campi 3 e 4 stanno facendo i quarti di finale. Siamo una partita indietro rispetto al programma ideale. Poi ci sarà ancora una formazione di Fontenera contro una formazione di B in questo campo che riprenderemo. Dopodiché saranno completati gli ottavi. La bocca Minoro non credo sia riuscita a prendere il punto, infatti l'arbitro dice rimane. La stecca orizzontale. E Mancini va imbocciata. Ha iniziato a colpire dopo un inizio stentato, Mancini adesso le colpisce tutte. Questa volta va a Girolimini in bocciata, non è facile togliere quel punto. Colpisce anche lui, il punto rimane Serra dei Conti, un punto. Ora va in accosto Davide Polucci, sua ultima boccia. E ancora un buon accosto per lui. Torna in bocciata Mancini, però abbiamo visto sfoggiare solo il sottomano. Lo colpisce nuovamente, realizza 2 punti. Ultima boccia per Silvano Girolimini. Vediamo se Miloro andrà in bocciata. 2 punti. È vero che il gioco alle tavole può cambiare ogni dall'asse di fondo del gioco il terzo e il quarto punto, ma non ci penso due volte. Giuseppe Miloro al tiro, vediamo se sarà un sottomano o un sopramano. Io credo io un sottomano, poi vediamo. Va bene, ma inevitabilmente può succedere di scaricare sul pallino.
e consegna la partita a Colbordolo, 2 punti se non 3 per Colbordolo che vince questo ottavo di finale. E ci prendiamo ancora una pausa in attesa della prossima partita sul campo numero 2. Capino con corsia 2, Tamagnini Gaetano.
regione. Ok, ci siamo di nuovo. Vai in macchina, si frega un mano per le vettare queste giorni, sono i soldi spesi. Mettilo sotto al telefono. Stiamo seguendo i ragazzi di Fontenera, Paolo Grilli e Salvatore del dottor Ferragina contro una coppia di B della 24 maggio. È iniziata la partita, qui sono quarti di finale al campo numero 2. Colpisce bene Paolo. Abbiamo un altro quarto di finale tra la formazione di San Cristoforo e la formazione di Colbordolo. Vincenti di questi due incontri si giocheranno la semifinale, mentre sta finendo l'altro quarto al campo 3 tra Montegrillo e Le Pidienze. Sbagliato il costo del puntista della 24 maggio. Thank you.
chiedo scusa, la formazione maglia bianca con bordi arancioni non era il 24 maggio, come ho detto in precedenza, ma è un'altra formazione di Sant'Angelo Montegrillo di Serie B. Tarparelli e Negromanti. Ottimo l'accosto di Dodò, forse realizza anche due punti. Ultima boccia per Paolo Grilli, forza ragazzi. Estremamente lunga per Paolo Grilli. Vabbè, guardate, ha toccato la boccia del secondo punto, anziché andare lontano è tornato indietro, quindi due punti per i ragazzi, 2-0 per Fontenera. Abbiamo in campo il neoacquisto di Fontenera, Salvatore Ferragina, prossimo anno in formazione di prima categoria con noi. Hanno vinto il girone in quel di Camporota, oggi hanno avuto il quarto partita vinta, fino a questo momento stanno incontrando formazione di categoria inferiore, quindi posso dire che siamo stati agevolati dall'accoppiamento, dal tabellone. Ancora un buon accosto per Totò. Adesso non so chi è Tarparelli e chi è Negromanti. Dopo a fianco, stavolta Campanelli sbaglia il tiro sul pallino. Quindi Girolimini può inserire il secondo punto. Primo tiro anche nella corsia numero 1. 29esimo trofeo Comune di Castelremondo. Costo di Ferragina ancora tiene il punto, il puntista fa una boccia corta, è una boccia decisamente lunga. Situazione nel campo numero 3 di 9-10, quindi partita ancora combattuta fino alla fine tra le Pidienze e lo Sant'Angelo Montegrillo. Alla bocciata Sant'Angelo, nella corsia 2 sbaglia, punto resta a Fontenera. Tenta il tiro nuovamente sul pallino, il bocciatore di Sant'Angelo Montegrillo, stavolta lo colpisce parzialmente, ma comunque riesce a raggiungere l'asse di fondo, realizza un punto di circa 80 cm, il pallino non si vede da questa posizione, vedete l'arbitro che sta segnando il pallino, quindi un'ottantina di centimetri. Vediamo se scelgo di tirare direttamente la boccia del punto o di posizionare una boccia laterale per un successivo tiro, portare due bocce in fondo oppure l'apposto della Ferragina. Vediamo un po'.
Ricordo che stiamo riprendendo i due quarti di finale al campo 1 numero 2. Infatti Salvatore Ferragina ha fatto una boccia corta per la bocciata di Paolo Grilli. Per portare entrambi le bocce in fondo, vediamo gli sviluppi del gioco. La boccia va finalmente, il punto rimane a Sant'Angelo Montegrillo. A questo punto c'è il tiro sulla boccia, c'è il tiro sulla boccia dell'angolo sinistro, infatti così sarà, Paolo Grilli va in bocciata, rallentata, abbiamo Giuseppe Miloro che ci impalla con la sua piccola corporatura e ve lo racconto, il tiro viene preso, carica il pallino, il punto sicuramente di Fontenera, vediamo quanti punti, un punto per i ragazzi che si portano sul 3-0. Parziale nella corsia numero 1 è 1-0. Il posto di Salvatore è corto stavolta decisamente. Abbiamo la risposta del puntista di Sant'Angelo Montegrillo. La boccia stavolta è buona. Da Paolo Grilli. Colpisce bene. Secondo accosto del puntista di Sant'Angelo, anche questo è un buon accosto, beh, si può togliere perché è una 65ina dal pallino, ci prova Totò, il campo a fianco ancora in posizione di misurazione, interviene il direttore di gara. Torniamo sulla corsia 2, stavolta Totò prende il punto. La bocciata Sant'Angelo Montegrillo colpisce il terzo punto, vediamo cosa decidono i ragazzi.
un buon accosto per il bocciatore di Sant'Angelo Montegrillo, Paolo Grilli in bocciata, due pezzi col pallino, boccia difficile, vediamo se la alzerà per prenderla sola, pulita. Sì, l'ha alzata un po', colpisce un'ottima boccia Paolo Grilli, quarto punto per i ragazzi, 4-0. Intanto nella corsia 1 Campanelli sbaglia la bocciata al punto, Iacucci va in accosto. Situazione 2-0 per Colbordolo su San Cristoforo, sulla corsia numero 1. Iacucci non riesce a prendere il punto, credo. La boccia è buona, non c'è regola di vantaggio. Postazione al centro del campo ai 21 metri per Totò Ferragina. Largo l'accosto il giocatore di Fontenera, 60 centimetri scarsi, forse anche 50, 55. Ci prova il puntista di Sant'Angelo Montegrillo. Bellissimo accosto per lui, Grilli in bocciata. C'è dritto, pulisce pieno Paolo Grilli, colpisce anche il pallino, la sua boccia colpisce il pallino a fondo tavolo e costituire un punto a bersaglio, impattando sul pallino, lo porta sulla destra. Situazione, la boccia di Fontenera è, vedete, vicino all'arbitro, a circa 80 cm dal pallino. All'accosto il puntista di Sant'Angelo Montegrillo. E la boccia è buona. Si colloca tra pallino e boccia dei ragazzi. Sta attendendo la bocciata di Girolimini sul pallino. Ci andiamo nell'altro campo. Delicata bocciata di Girolimini. Si colpisce il pallino, può realizzare tre punti. Fallisce il primo tentativo. Paolucci in accosto. Adesso riprendiamo Totò che va in accosto alla corsia numero 2. Ottima direzione, vediamo la forza, forse leggermente corta, è corta la boccia di Totò, estremamente corta, adesso vediamo, si può tirare anche la boccia del punto, nel caso andasse via pulita si potrebbe realizzare, presa avverso si potrebbe realizzare anche tre punti. Boccia corta, bocciata la corta per Paolo Grilli. Tanto aggiornamento col Bordolo 3, San Cristoforo 0. Sant'Angelo Montegrillo. Direttore. Ah, non sta là.
siamo d'accordo con ancora due bocce, Sant'Angelo Montegrillo. Vediamo se arriva questa bocce. Eh sì, inserisce il secondo punto. Il pallino è coperto dalle ringhiere. La goccia di Fontenera non si vede. Ultimo accosto per Sant'Angelo Montegrillo. Sembra la fotocopia della precedente, vediamo se arriva però questa. Questa è leggermente più corta. Però arriva. Quindi accorcia le distanze. 3 a per voi. La bocciata dei Girolamini. Pallino corto per Sant'Angelo, vicino alla tavola, circa 16 metri, boccia larga, agevola il compito di Totò Ferragina. Ottimo accosto di Totò. Credo nel campo numero uno sbaglia Montegrillo, prende solo il pallino. Sono sfortunato, no? Non mi ricordo. Turbi qua, in diretta, ma li perdoniamo. E ricolpisce nuovamente il pallino il bocciatore di Sant'Angelo. La bocciata di Riccardo Campanelli sulla boccia, stavolta non fallisce, campo numero uno. Intanto è finito il quarto di finale al campo numero 3. Credo che abbia vinto l'Elpidiense, quindi ci sarà uno scontro l'Elpidiense in provincia di Ascoli, sotto provincia di Ascoli contro Castel di Lama, la semifinale. La semifinale verrà i vincitori delle corsie 1 e 2 che stiamo inquadrando. Cerca di chiudere il gioco il puntista di Montegrillo. E realizza un buon secondo punto. È sola la boccia. Credo che si procederà alla bocciata, cercando di smezzare quella boccia e cercare di realizzare tre punti comodi comodi. Vediamo se c'è il rimpallo o anche no. Paolo Grilli in bocciata. Sotto mano per Fortunati, perché la boccia carica il pallino. La boccia di Paolo Grilli, pur sotto mano, riesce a far compiere altri giri verso il pallino e quindi i nostri realizzano 4 punti per un 8-3 parziale su Montegrillo. Thank you.
riusciti ad ottenere i nomi dei due giocatori di Montegrillo, Tarparelli, il bocciatore, Negromanti, il puntista. Pallino a 18 metri circa, abbastanza centrale, buon accosto di Totò Ferragina. Situazione al campo numero 1, vede 5 col bordo, lo 0 San Cristoforo. Alla bocciata Negromanti, Tarparelli, scusate, e questa volta i giocatori di Fontenera sono fortunati. Guardate il punto che si è realizzato per i nostri colori. Meglio prima che ora per quelli di Sant'Angelo Montegrillo. Arbitro dichiara corpo unico. Rimaniamo, vediamo se riusciamo a prendere il gesto del bocciatore e la bocciata diretta. Colpisce pulito, realizza un ottimo punto. Tarparelli. Ferragina sta tenendo il tiro di Campanelli sull'altra corsia che sbaglia e ora procede all'accosto. Punto 50 centimetri, quasi all'asse di fondo il pallino. La boccia potrebbe essere leggermente lunga oppure buonissima, vediamo. Se è stata dritta avrebbe preso il punto. Totò Ferragina consiglia a Paolo Grilli di fare un'alzatina al bersaglio. Se spacca in mezzo può realizzare due punti. Al boccio del punto Paolo Grilli. Vediamo come tirerà. Forse tira senza l'ausilio della pendenza laterale. Tira direttamente, così è. Colpisce la boccia del punto dichiarata, però stavolta la fortuna che abbiamo avuto in un primo tempo si riversa a favore degli avversari. Pallino attaccato alla boccia che vedete inquadrata. Diciamo che viene appunto a chiudere il gioco, visto il punteggio 8-3 per i ragazzi. Non è necessario proprio tirare la boccia del punto. La boccia di Paolo Grilli sembra leggermente lunga, ben indirizzata. Potrebbe chiudere abbastanza il gioco, anche se si allarga, infatti è lunga, niente da fare, pensavo fosse più corta. E Negromanti può inserire con altre due bocce tre punti, vediamo un po'. Viene a vedere a sto punto. Comunque una buona scelta venire a vedere il gioco in queste occasioni. Dice che non vedrà neanche il pallino, quindi... Sono Negromanti, ha visto il pallino, quindi può realizzare altri due punti. Nel frattempo il parziale nell'altro campo.
la boccia dei Negromanti è corta, decisamente corta. Il pallino è dietro questa boccia. Se la boccia si allarga oppure no? Sì, due punti, credo due punti per Sant'Angelo Monterillo, il quale accorcia le distanze, 5-8. Attendiamo però la conferma da parte dell'arbitro. Difficile misurazione, passiamo al corsia numero 1, bella bocciata di Silvano Girolimini, in accosto Riccardo Campanelli. Vediamo se riesce a togliere il punto, sì, Paolucci andrà in accosto. Vediamo gli sviluppi di questo tiro, il campo numero 1. Vediamo se arriva la boccia di Paolucci, non arriva. E quindi San Cristoforo sta realizzando il primo punto di questo incontro. Vediamo se riesce la boccia da Paolo Grilli, corsia numero 2. Colpisce Paolo Grilli, la boccia del punto scarica sul pallino, il punto è ottimo, stavolta sempre a favore di Grillo, passa un po' troppo ragazzi. E quindi San Cristoforo di là realizza solo un punto, 1-7. Il terziario di questo campo è 8-5 per i ragazzi di Fontenera, Paolo Grilli in bocciata, boccia e pallino bersaglio. Ottima bocciata, Paolo Grilli che realizza due punti larghi, ma comunque bellissima bocciata pulita a fondo campo di Paolo Grilli. Ottimo l'accosto di Iacucci nella corsia a fianco. Vediamo Negromanti, boccia indirizzata forse troppo a sinistra. Vediamo se rientra verso il pallino oppure no. Diciamo che rimane quasi in direzione, comunque realizza un punto a 75-80 centimetri. Tutto Ferragina va in accosto, attende la bocciata di Girolimini che colpisce. Dritto per dritto, Toto Ferragina, vediamo se arriva la boccia, sembra leggermente corta. Si arriva, siamo al limite, siamo. Non arriva a prendere il punto, manca ancora un metro. Quindi non è che una voce che si rombocciare in appunto, non è questa cosa.
chiuso la parentesi, no, voglio far capire certe cose, voglio far capire. Punto rimane a Sant'Angelo Montegrillo e ottima bocciata di Campanelli sul campo 1. Posto di Tarparelli, tocca leggermente il pallino, è buona la boccia, però per effetto dello spostamento, no, potrebbero essere sempre due punti, dichiara l'arbitro. Attenzione perché stanno accorciando le distanze, è iniziato un tiro a favore del giocatore di Sant'Angelo, che la boccia è rimasta sempre vicino al pallino. Scusate, il secondo accosto è stato neanche vicino al pallino, il secondo accosto era circa 90 cm, però non è stato realizzato, non è stato preso dalle ragazze di Fontenera. Questa volta anche l'ultima boccia di Sant'Angelo non entra e quindi realizza due punti, accorcia le distanze per il 7-8 parziale. Intanto nella corsia numero 1 San Cristoforo accorcia ancora, si porta su 3-7 sul pullboard. Ora accosto sbagliato per Negromanti, pallino a 17 metri vicino alla tavola di destra per i giocatori. Vediamo Totò Ferragina, non deve sbagliare questo accosto, è importante. Forse la boccia è leggermente lunga, ma comunque realizza un buon punto, si ferma in tempo, avvicina il pallino alla boccia avversaria, anche se ci sarà un vantaggio, penso che quelli di Sant'Angelo lasceranno il gioco com'è, perché il pallino si è avvicinato ulteriormente alla boccia tirata in precedenza, tutto regolare, dichiara l'arbitro, punto è preso. Di là Campanelli ha deciso di cominciare a prenderci dopo un avvio stentato. La boccia dei Negromanti sembra molto molto veloce e in effetti impatta con la sua boccia e non prende il punto. Tarparelli tira una bocciona perché prende il pallino, tanto che basta per realizzare anche il secondo, dovuto a terra, però diciamo che la boccia è attaccata al pallino, quindi presa la boccia parte anche il pallino, deve colpire Paolo Grilli, forza ragazzi.
col PC bene, era inevitabile che la boccia gialla avversaria andasse in fondo, il punto comunque si può realizzare, circa un metro. Pallino al centro tavola, centro corsia, vedete che sta segnando l'arbitro, direzione delle barre verticali della ringhiera, vediamo se riusciamo a inquadrarlo. No, non lo vedo neanche da qualcuno, quindi pallino comunque lì. Al costo di questa ragina. Ottimo accosto, questa volta la boccia che ci voleva. Tanto nella corsia 1 Campanelli sbaglia il tiro, la boccia del punto. E Tarparelli dichiara la sua boccia laterale. La gialla che vedete. È quella dietro però che colpisce il pallino, ricalambolo il pallino, non so, Walter il punto è preso, abbiamo stavolta il direttore di gara con quella boccia che si vede, viene tirata da Paolo Pelli. Bravo Paolo, vediamo se ha caricato il pallino oppure no, l'ha presa talmente bene che è rimasta lì, il punto rimane alla formazione umbra per l'otto pari. Corsia numero 1, aggiornamento 9-3 per Colbordolo su San Cristoforo. Ancora tiro corto per la formazione di Perugia. L'accosto Negromanti, boccia leggermente lunga, ma un buon punto, tutto sommato è un buon punto. Pensavo fosse più lunga. Ragina decide di andare in accosto e deve assolutamente posizionare la boccia. I due pezzi in gioco, si attende la bocciata di Girolimini, vediamo la bocciata a fianco. Da un po' di tempo che Girolimini, dopo un avvio stentato, anche lui nella partita di finale, sta colpendo. La costa di Dudò Ferragine è largo, troppo largo, e ora si andrà in bocciata inevitabilmente. Tiro sul pallino anche di là, Campanelli, che non sbaglia. Di Paolo Grilli. Colpisce pieno. Il nostro punto è un discreto punto a meno di 40 centimetri. Costa è buono, Negromanti prende il punto, o forse no, si è fermata repentinamente la boccia tirata da Negromanti, vediamo la misurazione dell'arbitro, potrebbe essere ancora di Fontenera.
appunto ancora dei ragazzi, quindi Tarparelli in bocciata. La mano. I punti sono 3 a favore di Sant'Angelo Montegrillo, quindi non so se andranno sotto mano per rimanere nel gioco oppure sopra mano piano piano per prendere la boccia e rimanere comunque nel gioco. I punti potrebbero anche essere un solo punto a favore dei ragazzi. Adesso Tarparelli andrà in accosto. Forse la boccia è leggermente corta e quindi non sarà difficile prendere il punto per Totò Ferragina. Ce l'ha fatta. No. Scusate, ero preso dal gioco, il punto rimane a Fontenera, adesso grave errore detto da Ferragina. Il campo li rientra verso la tavola. 9-8 per Sant'Angelo Montegrillo, forza ragazzi. Ripetono il tiro, sempre sotto quella sponda, la destra per loro, tiro corto ai 16 metri. Necromanti questa volta ancora lungo come in precedenza sotto quella sponda. Vai Tovo, forza, vai. C'è lo spazio. Forza, sa. Il parziale sulla consegna numero 1 è sempre 9-3 a favore di Colbordolo su San Cristoforo. Tiro questa volta a favore di San Cristoforo. Stavolta Totò non sbaglia. Bravo Totò. Bravo Totò. Sembra lunga anche questa boccia di Necromanti, se non prende nulla va via, stava rischiando di fare il punto prendendo una boccia, un pezzo di boccia avversaria, invece è passata liscia, ancora più lunga della precedente. Invita il compagno di squadra a tirare al pallino, questo dovrebbe essere un tiro a favore dei ragazzi, vediamo. Saluto nuovamente chi ci segue in diretta, come sempre il bocciatore Tarparelli non sbaglia, appunto cerca di chiudere sempre il gioco e ci riesce, realizza un buon bersaglio col pallino, uno splendido sottomano di Riccardo Campanelli, però sfortunato perché la boccia tirata scarica il pallino e realizza 2 punti a sfavore alla bocciata Paolo Grilli. Vediamo se parte pulita quella boccia. Bravissimo Paolo. Ottima bocciata. Tira la boccia corta di Riccardo Campanelli e viene premiato. Guardate che punto in fondo, se riuscite a vedere, realizza un ottimo punto vicino al pallino.
intanto vediamo l'ultimo accosto dei giocatori di Montegrillo, dovrebbe essere corta, il punto rimane ai ragazzi di Fontenera. Adesso in accosto dobbiamo inserire 3 punti. Però c'è la boccia qua. Intanto vediamo l'accosto di Iacucci per inserire il secondo punto, guardate, forse riesce a inserire il secondo punto Iacucci se non va a tavola, forse no. Accorcia le distanze San Cristoforo, 4-9, inserisce la boccia tutto a Ferragina, il secondo punto per i ragazzi che si portano sul 10-9 in questo momento. Deve assolutamente inserire l'undicesimo punto Paolo Grilli. Boccia tirata bene, vediamo se arriva questa boccia, potrebbe essere arrivata, vediamo la misurazione dell'arbitro. Che c'entra questa no? Tre punti per i ragazzi che si portano sull'11-9. Ottima reazione sotto pressione agli avversari, perché quando uno chiama 11 insomma sicuramente non ha nulla da perdere, però se sbaglia una boccia sa già che ha perso, quindi c'è un po' di pressione. Ferragina imposta il tiro sempre a un'altezza media del campo, siamo a 18 metri circa, centrale. Io so perché imposta questo tipo di gioco, ma non ve lo posso dire. E questa volta ottimo accosto per lui. La prima boccia è fondamentale, soprattutto quando chiami 11. Boccia che potrà seguire il pallino, eventualmente ci fosse uno scarico. La boccia da Tarparelli. Invece porta via la boccia pulita e il punto rimane alla formazione di forse Sant'Angelo. Intanto vediamo la costa di Campanelli, appunto della formazione di Colbordolo. Vediamo cosa riesce a fare Campanelli, boccia indirizzata benissimo e non riesce a prendere il punto. Ricordo che sono gli ultimi due quarti di finale rimasti, quest'oggi è il 29esimo trofeo del comune di Castelraimondo, provincia di Macerata. Il punto è di Fontenera, quindi Negromanti all'accosto. Infatti era stata già chiesta la misurazione prima, poi non so come mai abbiamo dichiarato il punto a favore di uno o dell'altro, ma il direttore di gara, che è una persona molto precisa, c'è meglio non fidarsi per evitare poi l'annullamento del tiro. Andiamo a misurare subito. Devi misurare per vederlo. A occhio non vedi niente. Cioè si sta apposta il misurare. Oh, ragazzi.
Tanto di là forse no, Girolimini non ha inserito forse il secondo punto, no. Paolucci toglie le bocce, quindi 10 a 4, un solo punto per Colbordolo, 10 a 4 su San Cristoforo. No, il punto è di Sant'Angelo Montegrillo e quindi Totò Ferragine all'accosto. Deve ripetere il tiro precedente. Forse questa boccia è leggermente lunga rispetto alla precedente, però è comunque un buon accosto. È comunque un buon accosto. Saluto nuovamente chi ci segue in diretta. Questa diretta improvvisata di Fontenera Bocce e questa volta sbaglia completamente l'accosto Negromanti. Ricordo i ragazzi chiamano 11, Montegrillo 9. Altro buon accosto di Iacucci, corsia numero 1. Girolimini dovrà andare al tiro. Parziale sulla corsia 1, 10 Colbordolo, 4 San Cristoforo. Parziale corsia 2, 11 Fontenera, 9 Sant'Angelo Montegrillo. I giocatori di Sant'Angelo stanno decidendo se tirare la boccia al pallino, dichiarano il pallino. Vediamo queste ultime fasi di gioco. Al tiro Tarparelli, prende il pallino mezzo, vediamo dove va e va fortunatamente per noi sulla boccia di Salvatore Ferragina. In precedenza c'erano stati due sfoghi a favore di Montegrillo, un sfogo a favore di Fontenera e questo pareggia i conti. 2-2. Solo che questa volta quello è il 12° punto per i ragazzi, una boccia coperta, difficilissima da bocciare. Si potrebbe provare a tirare la boccia laterale in fondo. Io vi allargo un attimo lo schermo. Sì, forse non ha chiesto neanche il permesso dell'arbitro, l'ha chiesto in corsa il giocatore di Montegrillo. Forse non vedeva neanche il pallino, neanche la boccia. E, no, mi permetto di dirlo perché in precedenza lui non ha dichiarato di non vedere il pallino in fondo, quindi è andato sicuramente a vedere il gioco da vicino, però non ha chiesto subito il permesso. Adesso si potrà bocciare la boccia laterale a destra, prendendo la mezza potrebbe caricare quella del punto e realizzare anche due punti. La boccia del punto si vede per tre quarti, ma a questa distanza è quasi impossibile prenderla pulita. Vediamo cosa si inventerà Tarparelli. Negromanti, scusate. Ho l'assistente qua, Giovanni Ferragine, l'assistente che pagherò poi dopo con uno schiaffo. Tira la boccia del punto, Negromanti, il puntista di Sant'Angelo Montegrillo. Dovrà passare in mezzo alle bocce che vedete al centro della corsia. Alzerà sicuramente il tiro. No. Era una boccia quasi impossibile da prendere, io avrei tirato a quella laterale e Fontenera guadagna l'accesso alle semifinali. Forza ragazzi, ci buttiamo sulla corsia numero 1, parziale 10-4 per Colbordolo. Vero che le corsie se non le conosci ti ingannano, perché lì vanno dentro, vanno. C'è un dosso centrale, ci vedete? Consiglia 2, diamo inizio alla prima semifinale, gli atleti che vanno in campo sono Montalpare Paolo, Castorato Daniele, Evi Pienze, Casco Viceno, Giovannucci Giuseppe, Giovannucci Emiliano, la sportiva Castro Viceno, corsia 2. Quindi due padre e figlio, Giovannucci del Castel di Lama, della sportiva di Castel di Lama, la prima semifinale contro Montalpare delle Pidienze, il compagno di squadra non me lo ricordo, comunque il Pidienze contro Castel di Lama, la corsia numero 2 per la prima semifinale del 29° trofeo comune di Castellammondo, provincia di Macerata. Lascio le immagini sulla corsia 1. Mi prendo una.
ci vediamo presto.
ci siamo di nuovo. Intanto nella corsia 1 San Cristoforo recupera 10-7 a favore di Col Bordolo. È iniziata la prima semifinale tra categorie sicuramente cicli della sportiva, credo anche delle Espedienze, non mi vorrei sbagliare. Casturai Montalpare, Montalpare il bocciatore che ha tirato adesso la boccia, ha preso Casturai il puntista, e padre e figlio Giacomucci della sportiva di Castel di Lama, primo tiro, la bocciata alzata, Campanelli quale non colpisce, punto rimane a Col Bordolo che realizza l'undicesimo punto, 11-7. Scusa ancora, Giovannucci, i ragazzi di Castel di Lama, papà e figlio, e non Giacomucci. Colpisce questa volta Riccardo Campanelli, seguiamo il campo numero 1, ultime fasi di gioco. Ricordo, si sta concludendo l'ultimo quarto di finale, il campo numero 1, iniziata la semifinale, il campo numero 2. La bocciata Montalpare, stavolta sbaglia, punto rimane ancora al Castel di Lama sportiva. Ok, delle Espedienze, punto delle Espedienze. Iacucci stavolta sbaglia nettamente l'accosto. Lucci stavolta non sbaglia, era fondamentale questo accosto di Iacucci sull'11-7 per gli avversari. Adesso vediamo cosa decide di fare la formazione di San Cristoforo. Intanto nel primo tiro della prima semifinale 1-0 per l'Espedienza sulla sportiva. Vediamo l'accosto di Iacucci, se passa lateralmente, passa e toglie il punto, credo. Si allarga, vediamo se riesce a prendere il punto. Iacucci fa segno che è punto preso. Ancora due bocce in mano per Girolimini e una per Campanelli, credo. Se colpisce questa boccia, Girolimini ha quasi la partita in tasca. Vediamo. Colpisce bene. Adesso probabilmente andrà un tiro sul pallino. Campanelli. Tira il pallino di volo. Al tiro di Campanelli, al pallino di volo, e non lo colpisce per poco, circa una quindicina di centimetri corta, e si giudica l'ultimo quarto di finale la formazione di Col Bordolo composta da Paolucci e Girolimini. Se la vedrà con i nostri ragazzi Ferragina, Nacrilli di Fontenera. Torniamo sulla prima semifinale. Parziale di 1-0 per l'Espedienza sulla sportiva di Castel di Lama. Realizza un ottimo punto Giovannucci, papà. La bocciata
Montalpare sbaglia, colpisce la boccia del punto, la fa nulla, quindi il punto rimane ai ragazzi di Castel di Lama. Bocciata il giovane Giovannucci, mi permette di segnalare l'ottima l'ottimo stile del ragazzo della Sportiva, che questa volta sbaglia. 14 anni per lui. Adesso la seconda non rischia, va in accosto, il papà gli insegna dove deve tirare, vediamo se la boccia potrebbe essere leggermente lunga, se colpisce quella del punto o il pallino potrebbe anche realizzare tre punti, vediamo se si ferma in tempo più o meno per il secondo, ci sarà una misurazione. Quindi io sono perennemente disturbato dal pubblico e quindi mi sono perso il tiro. Comunque rispondono bene i ragazzi di Castel di Lama, 2-1 per loro questo parziale per la prima semifinale via Castel Raimondo. Il campo numero 3 a breve inizierà la seconda semifinale da due coppie di A tra Colbordolo e Fontenera. Ottimo accosto per Giovannucci, boccia sola, tira direttamente il pallino Montalpare. Colpisce il pallino e boccia del punto, vediamo i vari palli a fondo tavolo, comunque il punto riesce ad ottenerlo, punto largo 80 cm, forse anche più, va in accosto Giovannucci. Potrebbe essere leggermente corta questa boccia. Il punto rimane
all'Elpidienza. Intanto sono iniziati i tiri di prova alla corsia numero 3 per la seconda semifinale di categoria A. Sto Giovannucci figlio, e anche lui fa una boccia corta. A questo punto gli consiglio di tirare la boccia appena tirata in accosto, piano piano, dice. Potrebbe realizzare due buoni punti. Vediamo, è troppo larga la boccia, vediamo se rientra. Rientra, comunque il punto lo fa e vediamo che si appoggia anche sulla boccia precedentemente del punto, realizza 4 punti, boccia del punto attaccata al pallino, allarghiamo un po', stringiamo, scusate. Montalpare dichiara boccia del punto. Questa boccia mi sembra estremamente corta, credo che lasci addirittura 4 punti. Ancora 4 per la sportiva. Stavolta la butta decisamente sotto la sponda di destra. Vediamo se è leggermente più. Ragazzi, lascia sicuramente un 4 a terra, 4 punti, 6 a 1 per la sportiva sulle Pidienze. Due gravi errori per Castura. Pallino lungo centrale che oltrepassa la linea utile, quindi l'arbitro Tramboni restituisce il pallino alla formazione delle Pidienze. Gli avversari cambiano decisamente tiro, tiro corto, siamo ai 15 metri e mezzi. Posto di Giovannucci, una settantina di centimetri, forse anche più, troppo lontana questa boccia. Vediamo Castura alla risposta. Sponda di direzione, scende verso il pallino e realizza un ottimo punto. Andrà in bocciata oppure accosterà, decide di accostare. Formazione di Castel di Lama sotto la sponda, esce, vediamo se esce troppo, e questo è il problema. Il ragazzo ha dichiarato la boccia di volo, l'arbitro nella corsia a fianco si sta muovendo, ha aspettato un attimo, boccia a punto di volo, sbaglia il giovane Giovannucci.
Intanto inizia anche l'incontro nella corsia 3, seconda semifinale tra Fontenera e Col Bordolo. Giovannucci doveva mettere una boccia in fondo a tavola, ma non riesce, quindi sicuramente tireranno il pallino. Adesso ci spostiamo definitivamente sulla corsia numero 3 per seguire i ragazzi alla bocciata Paolo Grilli. A chiudere il gioco Toto Ferragina, la boccia è buona, chiude la strada, chiude la visibilità del pallino. Adesso non deve spostare nessun pezzo Paolo Grilli, ma eventualmente mettere una boccia laterale a sinistra per impedire ulteriori accosti. Vediamo, tocca la boccia, sposta la boccia precedenza giocata da Toto Ferragina, in questo caso lascia il tiro alla boccia del punto, eventuale scarico sul pallino da parte di Girolimini. Penso che lasceranno in questa posizione, infatti lasciano così, tira la boccia del punto per realizzare 4 punti comodi comodi. Fortunatamente per noi sbaglia Girolimini e penso che... Ah no, ha tirato al secondo punto. Ha tirato al secondo punto. Poi ci segue una boccia lunga che però impatta con quella di Ferragina e quindi realizza il secondo punto. Ultima boccia per Girolimini, anche questa sembra essere lunga, ma impatta con la boccia del punto. 3-0 per... non ci voleva questo inizio. Cambiamo nuovamente posizione. La Costa Paolucci, siamo a 18 metri, poco più. Boccia larga di Paolucci, forza ragazzi. Di Salvatore Ferragina, vediamo se arriva la boccia, è corta.
già su Ma stanno già in diretta su YouTube. Che canale? Questa volta Ferrari va prendendo il punto, punto di 40 e oltre, comunque un buon punto. Paolucci però va in accosto, la boccia ha oltrepassato il pallino. Vediamo se questa viene verso il pallino o scende verso destra. Eh no, viene verso il pallino, prende un buonissimo punto Paolucci. È chiamata la bocciata Grilli, vediamo se direttamente sul pallino. Tira il pallino Paolo Grilli. Bravo Paolo. Punto a circa 80 centimetri. All'accosto Silvano Girolimini. Una boccia ancora per lui, una boccia per Paolo Grilli. La boccia sembra corta, il punto potrà rimanere a Fontenera, vediamo però vediamo, no, il punto è preso, per poco ma il punto è preso. L'arbitro procede a misurare. Il punto è preso, quindi Paolo Grilli con la sua ultima boccia va in accosto per infilarsi, sarebbe bene infilarsi tra la tavola laterale e la boccia avversaria, in modo anche da coprirsi. La direzione sembra ottima, rischia quelle dietro, però passa sicuramente, è tirata bene in modo da coprirsi, come diceva. Ottima boccia di Paolo Grilli, proprio coperta. Vediamo cosa si inventa adesso Girolimini, se tira una boccia corta. Girolimini al tiro, non ho capito. Al tiro sulla boccia del punto, ragazzi, gran bocciata. Sfortunato perché il punto resta ai ragazzi. Meglio per noi, ma una gran bocciata di Silvano Girolimini. Se ci fosse un replay, sarebbe il caso di vederlo. Ma non ho questi mezzi, queste possibilità. 1-3, accorcia le distanze Fontenera. Stavolta Ferragina sceglie un tiro corto centrale, passa appena il segno. Con un accosto laterale per lui, la forza è ottima. Punto che si può prendere.
Paucci. Allora, difficoltà. E infatti la boccia è appena fuori il bersaglio, credo. Sola, dichiara l'arbitro, con la bocciata Paolo Grilli. Colpisce Paolo. Bravo Paolo. Non ci fate caso. Ripete l'accosto Paolo. Chiare nel campo 2 che vede due formazioni, una di C della Sportiva che sta di Lama e l'altra di B del Pidiense. Vede in vantaggio forma C per 8-4. Colpisce ancora bene Salvano Girolimini. Punto realizzabile parte del nostro Totò. Anche la boccia di Totò è forte, soprattutto laterale, fosse stata in direzione della boccia di Paolucci avrebbe preso il punto. Ragazzi, se tirare il pallino andare a punto, alla fine sceglie di andare a punto, anche perché una boccia davanti alla boccia di Paolucci potrebbe, attendiamo la, che si fermi la boccia, va troppo a destra, il punto rimane purtroppo al col bordolo per un inserimento secondo me facile da parte dei Girolimini. Inserisce facilmente il secondo punto, si portano sul 5-1. Il giocatore del Colbordolo. Chiaro, una formazione collaudata da Paolucci e Girolimini. Forte formazione, anche presi come singoli, forti individualisti. Bisogna alzare un po' il livello da parte dei ragazzi, altrimenti non si va da nessuna parte. Un buon accosto ancora di Paolucci, si può fare, viene alla portata di Totò. E stavolta Totò non sbaglia, bravissimo. La bocciata Girolimini, bersaglio. Tiro deciso, teso, porta via la boccia pulita. Si deve riprovare Totò. E stavolta la boccia di Totò Ferragine è corta.
Palaurile l'ha bocciato da... sul punto, sotto mano, sbaglia. Tenta di chiudere il gioco, eventualmente si può anche prendere quel punto, molto difficile, però si può anche passare in mezzo tra le due bocce. Vediamo se entra, chiude abbastanza il gioco, comunque fa anche il punto. Bravo, bravo Paolo. Adesso vediamo, sarà ancora una volta impeccabile la sequenzione di Riggio Rimini portando via la boccia sola. Sicuramente alzerà anche questa volta il tiro, la traiettoria. Questa volta colpisce quella dietro, quindi penso che il gioco verrà riposizionato. Ultimo accosto di Paolucci, se entra, sembra leggermente laterale, potrebbe ancora, no, il punto rimane ragazzi, forza ragazzi, 2-5, importante questo punto raccolto, un tiro che sembrava decisamente a sfavore, invece poi si è concluso con un punto realizzato. Ai 15 metri e mezzo sotto la tavola di destra, buona boccia per Totò Ferragina. Se non si conosce i campi meglio non rischiare, alla fine dobbiamo rendere i giochi più semplici possibile. Alla bocciata Giolimini sopra mano, portare la boccia pulita. Vediamo di chi rimane il punto. Il punto potrebbe essere preso. Ancora un'altra misurazione. Passiamo al campo numero 2. Parziale di 9-4 per la Sportiva Castel di Nama. Punto a favore di avversari delle Pidienze. Ultima boccia per Giovannucci. Punto rimane il quinto punto a terra per il Pidienze, Castura Montalpare in accosto con due bocce ancora. Se tocca quella dietro può realizzare anche tre punti, con successivo anche il quarto. Se si toccare di poco la boccia blu, questo è il secondo punto inserito. Vedete che Montalpare ha indirizzato decisamente la boccia per prendere quella dietro, solo che se l'avesse presa avrebbe fatto un nullo, addirittura non c'è. In due soli punti accorciano le distanze, 6-9. Misurazione effettuata, il punto rimane di Fontenelle. La boccia di Paolucci è 50 centimetri,
si decide di andare in accosto, se si inserisce una boccia tra boccia e pallino è tanta roba. Si attende l'accosto nel campo a fianco. Totò lascia la boccia, buona la direzione e buona la forza. Vediamo dove si inserisce. Il punto è preso. Bocciata al Girolimini. Sotto mano. Però noi siamo comunque in vantaggio di bocce. Dottor Ferraggi, non lasciamo la boccia laterale. Paolo Grilli dice facile giocare a lui. La boccia speriamo vada avanti, adesso ci sarà una bocciata, però se scarica la boccia laterale è un problema. Adesso forse sarà un sottomano, visto che abbiamo comunque due bocce a tavola, scaricasse il pallino andrebbe anche bene per noi. Paolo Grilli in bocciata. Sopra mano, colpisce pulito e si realizza il terzo punto contro i 5 di Colbordolo. Forza ragazzi. E bravo Paolo. Pallino corto per i ragazzi, ancora un accosto leggermente corto per Totò. Polucci direttamente sulla sponda, boccia ritorna verso il pallino e conquista il punto. Montalpare ha preso una buona boccia e forse gli fa realizzare tre punti per un 9 pari nella seconda semifinale. Grilli in bocciata, la boccia colpisce il pallino, carica, vediamo in fondo a fondo campo cosa succede. Il punto rimane a Colbordolo. Si vede parlati dalle persone. No, ci puoi stare, lì ci puoi stare. Abbiamo la boccia di Paolo Grilli, la boccia corta. Colpisce, la boccia dovrebbe andare verso il pallino, però il punto non lo fa. L'altra boccia è rimasta corta.
il pallino è dietro la, l'asse verticale che vedete, ecco. Il secondo punto dei ragazzi è circa 80 cm, 75. Ultima boccia per la nostra formazione. Per la nostra formazione si attende il tiro nell'altra corsia. Salvatore Ferragina decide di andare in accosto. La boccia è corta. Abbiamo un punto di 50 cm di Colbordolo e uno di 70 di Fontenera. Pallucina a costo con la sua ultima boccia. La boccia sembra corta. Siamo alla costa di Silvano Girolimini. La boccia sembra identica a quella del compagno di squadra, inserisce il terzo punto, la situazione si fa molto difficile, già 8-3 a terra per Colbordolo. Ultima boccia. Forse questa boccia rimane laterale. E invece rientra, 4 punti per un 9-3 parziale che taglia le gambe ai ragazzi, non ci voleva. Allunga il tiro col stato al centro del campo, vediamo Lucci ormai alla perfezione, adesso rientra la boccia verso il pallino. La boccia è chiaramente corta, vediamo se sta boccia è lunga o si ferma, stavolta si ferma credo io, prendi un pezzo, ottimo la costa di Savoia. Credo che sia neanche in vantaggio, o se c'è comunque il giocatore del Colbordolo lo lasciano così. Credo che non ci sia vantaggio, quindi boccia, bersaglio col pallino, giro lì il tiro. La boccia per noi, cercando di chiudere il gioco come possiamo. No, la boccia di forza è buona, si ritorna verso il pallino, però passa dalla parte opposta, 10 a terra, potrebbe essere l'ultimo tiro. Prestazione sottotono. Una coppia così forte devi dare il massimo, altrimenti non lo fanno neanche tirare, e quindi sportivamente ragazzi
un bravo. Comunque, per il risultato raggiunto resta la delusione, perché questa partita non hanno giocato. Di livello superiore, però si poteva contrastare per la prossima. 10-8 per Castel di Lama sulle Pidienze. Mi lascio la visione del gioco senza commento e ci vediamo per la finale.
Come vedete, appannaggio della sportiva di Castel di Lama sull'Elpidienza. Si procede all'azione della formazione dell'Elpidienza. Terza o quarta classificata. Forse perché i ragazzi devono partire, quindi hanno premiato anticipatamente la formazione scorta in semifinale. La finale dovrebbe essere sul campo numero 2, quindi siamo perfettamente in linea. Di rito sul campo numero 2, vedete il delegato della provincia di Macerata, Graziano Cattari. Le due formazioni, Giovannucci, papà e figlio, contro Mario Rimini e Paolucci, categoria A contro categoria C, insieme al direttore di gara Lopparelli di Perugia, internazionale. Iniziano i tiri di prova, vediamo se la coppia di categoria inferiore riuscirà a impensierire ormai collaudata formazione del Col Bordolo titolata. Nel frattempo è stata premiata anche la formazione dei ragazzi di Fontenera, terzo o quarto posto per loro.
ce la siamo persa. Ulteriori foto di rito. Dato anche direttore di gara, qua non si finisce mai di fare le foto, non si inizia la partita, anche l'Opparelli in campo. Forse ce la fa, ce la fa e si inizia. Inizia Castel di Lama, Giuseppe Giovannucci, leggermente corta la boccia. Risponde in accosto Paolucci Davide, toglie agevolmente il punto. La direzione di questo incontro è affidata all'arbitro Francesconi Renato dell'AIP di Macerata. Seconda boccia per Giovannucci. Giuseppe colpisce la sua corta ma non riesce a togliere il punto. Indica a Emiliano Giovannucci di andare in bocciata, il pallino non si può. Ottimo tiro, 14 anni per Emiliano Giovannucci, ottimo rilascio di boccia. Chiede Paolucci quando sta il punto, 65, risponde Francesconi, vediamo se riesce a rifare il punto.
si ferma in tempo, sicuramente ha una buona boccia, migliore della precedente, era ancora imbocciata. No, consiglio di andare a punto. Però si è messo leggermente, non si è messo attaccato, quindi forse doveva attaccarsi di più. Vediamo se riesce a entrare. Comunque chiude il gioco. È anche vero che c'è ancora una sessantina, anche sulla sinistra. Paolucci dice il tiro è quello comunque. Forse era meno rischioso a sinistra. Vediamo Girolimini. Boccia indirizzata bene, vediamo se riesce ad entrare. Penso proprio di sì. Colpisce un pezzo della boccia del secondo punto. Entra, sicuramente sarà riposizionato. C'era un vantaggio. Stavolta decisamente larga per Silvano Girolimini, non può entrare questa boccia. 2-0 per Colbordolo sulla Sportiva di Castel di Lama. Abbiamo un'impostazione da parte di Paolucci, siamo precisamente ai 18 metri, quasi centrale il tiro, quasi. Vediamo se questa boccia rientra verso il pallino, credo di no. Infatti stavolta si è lasciato ingannare dalla corsia. Paolucci in precedenza aveva tirato le splendide bocce in quella posizione. La risposta di Giovannucci. Giuseppe, ciao Giovanni, e prende il punto. Se si ferma, vediamo un po', sembrava ferma quella boccia. L'arbitro scuote la testa. Per i ragazzi della Sportiva bisogna dare il massimo. Il punto rimane a Colbordolo. Vediamo se questa boccia scende a sinistra o verso destra, ma comunque è corta la boccia. Ah, gli dice comunque di tirarla. E in effetti la boccia è visibile, porta una boccia avanti magari. Colpisce quella dietro. Col bordo lo decidono di posizionare la boccia. Hanno l'opportunità del pallino, attenzione. La boccia tirata bene. Forse si allarga a destra, vediamo un po'. Però non riesce a coprire comunque il pallino, il punto è preso. Sicuramente andranno sul pallino in bocciata. Per tre punti facili facili. E invece vanno alla boccia del punto. Senza scaricare nulla, punto di Colbordolo, due bocce in mano. Vediamo se sapranno inserire due punti. La boccia è buona, ottima questa boccia. Se tocca il pallino però toglie un punto. Infatti sempre un punto per Colbordolo.
io avrei tirato il pallino anche con due bocce. Potrebbe anche tirarla quella boccia. Poi tirare il secondo punto. La boccia ha oltrepassato la sua. Possibile che scarichi boccia o pallino. Decide di andare a punto, per carità. La boccia è tirata bene. Mi sbilancio. Due punti fatti. Se tocca il pallino però... Ok. Secondo punto. Giuseppe Giovannucci ci prova. La boccia è decisamente corta e copre anche il pallino. La boccia va tirata subito, dice tira la boccia, adesso non ha nessun senso tirare quella boccia in accosto, adesso potrebbe anche caricare il pallino vanificando la prima boccia tirata. Qua il punto è larghissimo, ancora un tiro a favore del col bordolo. Questa volta lascia un po' di spazio Davide Paolucci, se riesce a coprirsi indirizzando bene la boccia, va indirizzata bene, questa boccia tende a coprirsi sicuramente, è leggermente lunga, vediamo se si ferma, non toglie il punto, altrimenti sarebbe stata un'ottima boccia. Fosse stata più corta, ha ancora il tempo Emiliano per inserire questa benedetta boccia coperta, la direzione è migliore, speriamo che non vada troppo a sinistra e urtare quella corta, perché questi campi hanno un dosso centrale, quindi comunque non riesce a chiudere il gioco, altri due o tre punti facili facili per col bordolo, credo. Ormai affiora sicuramente la stanchezza per la formazione di categoria C. Il divario tecnico è ampio. Buona boccia di Silvano Girlimini. Ottima direzione e forza. Ultima boccia per lui. Stavolta è più larga la boccia, però credo che non abbia problemi. E vediamo. Due punti sicuri, tre, concessi tre, 7-0 per la formazione di Serie A. Siamo ai 21 metri circa. Posizione quasi sempre la stessa per Paolucci e ancora una volta la boccia cade verso la sponda laterale come in precedenza, il pallino avrebbe spostato al centro nel tiro precedente, il punto è migliore rispetto a prima, taglia il campo Giuseppe Giovannucci, ma la forza non è ancora abbastanza per prendere il punto. Ci riprova, forse indirizzata troppo verso sinistra,
se riesce a passare in mezzo non ce la fa. Adesso impatta la precedente, l'arbitro ha detto 50 per togliere il punto, io credo che anche un 35-40 bastasse. Secondo me è fatto, dalla prospettiva che ho io, il gioco è regolare e il punto forse rimane. Sì, poi il ragazzo Emiliano voleva tirarla a tutti i costi, quella, e c'è ottima bocciata di Emiliano Giovannucci. Io limito. Punti per la formazione della sportiva, stavolta Paolucci cambia direzione, attende più dritto al pallino, un buon accosto per lui, sarà bersaglio. Due pezzi, vediamo se andranno al tiro. Papà dice al figlio di tirare, dovesse partire pulita, comunque sarebbe un bel gioco. La boccia è regolare e purtroppo per loro i punti del colubordolo. Presi tre, sono due per il colbordolo, ha detto l'arbitro, presi tre, in effetti si è sbagliato, infatti le bocce sono tutte diverse dalle altre, sono in effetti due per il colbordolo, è andata male di Ascoli. E anche questa boccia fortunatamente si appoggia sul secondo punto e rimane in gioco per i tre punti realizzati e consente la formazione di Serie A di condurre per 10-0. Stavolta allunga il tiro Paolucci ai 22 metri, centrale, ancora un ottimo accosto per lui. Beh, con 20 centimetri non si può andare al punto. Tocca quello del punto, il ragazzo andrà in bocciata. Emiliano Giovannucci tira sopra mano, la alza e riesce, forse il punto rimane col bordolo, non è neanche fortunato. O andrà a punto, vanno a punto. Quello è l'undicesimo punto a terra per colbordolo. Vediamo se arriva, forse non arriva. Manca poco. Io non boccerei a quella del punto, ma a quella corta. Non si può tirare quella boccia perché rischi di terzo punto, quindi aprire la strada alla formazione del colbordolo. Emiliano comunque tira, su suggerimento del papà. E questo è il gioco che dovevano fare, secondo me. Vabbè, ha tirato questa allora. Ma ha detto la vedi, pensavo tirare. Ah no, ha tirato. Il gioco va bene così. Paolucci cerca di inserire l'utile per completare fine.
trofeo. Ecco, il 29esimo trofeo. Vediamo se arriva la boccia. La boccia non arriva. Rimane un punto. 11 a terra. Per Silvano Girolimini. Forse è corta anche questa, in effetti va comunque ad impattare sulla boccia avversaria. Beh, non è semplice entrare e inserire un ulteriore punto, ma non è impossibile. Vediamo se la boccia segue la precedente, la direzione precedente. Ne prende un pezzettino, quel tanto che basta, per... No, va a tavola. E quindi realizza un solo punto, 11 a 0. Stesso tiro per Davide Bolucci rispetto al precedente, leggermente più centrale, però ricalca quello che ha fatto l'ultimo tiro in direzione opposta, ancora un buon accosto. Stavolta Giuseppe riesce a realizzare il punto sotto scarico, la boccia del colbordolo, va a fare una bocciata precisa portando via la boccia pulita. Girolimini alza la traiettoria, però colpisce il pallino e boccia sua, quindi c'è la regola del vantaggio e tutto tornerà come prima col punto a favore della Sportiva di Castel di Lama. E questa volta ci proviene a costo Paolucci, decidono di non tirare anche se sono sull'11. Vediamo se la boccia in direzione va verso sinistra rispetto al video, verso destra rispetto ai giocatori. Comunque chiude abbastanza il gioco. Tirare il pallino, visione di gioco da parte di Giovannucci. Decino di tirare al pallino, vediamo l'esecuzione di Emiliano. Si posiziona in posizione diagonale per non colpire la boccia davanti. E il tiro è, però il pallino non va in fondo e il punto rimane a colbordolo. E ora si potrebbe anche tirare al punto con la boccia a destra. Il pallino, se riesco a farvelo vedere, il pallino... Eccolo qua, in mezzo. Tireranno quella sottosponda, quella verde a destra. Forse c'è. C'è. E vediamo quanti punti realizzeranno. E il punto rimane ancora di colbordolo. Ci prova con l'aiuto della sponda laterale,
e quindi, come si dice, scappottano, prendono il primo punto dell'incontro. È andata male questa volta, potevano realizzare più punti, avrebbero meritato. Passato la linea utile. È un buon accosto, discreto, ma comunque si può anche non fare. Vediamo se Paolucci, la boccia di Paolucci va a sinistra decisamente, oppure no. Mantiene abbastanza la direzione e fa il punto, anche una decisione scomoda. Vediamo se tirano il pallino oppure la boccia. Pallino Emiliano Giovannucci, colpisce il pallino, vediamo se va in fondo, non riesce a raggiungere l'asse di fondo, quindi facile l'accosto per Paolucci. Anche se la boccia tende ad andare verso sinistra, come vedete. È un punto che si può fare, anche adesso è rientrata, sarà a 70 centimetri, sicuramente la farà alzare sotto l'asse di destra, anche troppo direi, però la boccia vediamo se arriva, è corta e quindi tira di nuovo al pallino Emiliano, tiro dell'esperazione. Colpisce ancora e lo butta fuori, bravissimo Emiliano Giovannucci, 14 anni, bravo. Si ricomincia, 11-1 il parziale. Di nuovo con l'aiuto della pendenza laterale Giuseppe Giovannucci, di nuovo una boccia corta. Anche Paolucci decide di aiutarsi con la pendenza della tavola, inserisce una boccia quasi coperta, poi esce di nuovo, quindi si vede. Andrà in bocciata Emiliano. Sopramano. Verso la tavola rispetto al precedente tiro, punto è fatto comunque. Adesso lui deve cercare, Giuseppe deve cercare di inserire veramente la boccia nascosta tra la sua e il pallino. La direzione è ottima, vediamo se la forza c'è. Non arriva, non arriva. Punto rimane col bordolo, andrà in bocciata Emiliano. Il ragazzo vorrebbe tirare il pallino, è veramente difficile. Tira la boccia, speriamo, ecco, così, la soluzione più facile.
a fare un altro tiro. Come sentite? Copparelli, speaker. La Simpano Gironi, Davide Paolucci, della doccia fino a Borgordolo, Comitato, Paese Rubino. Lo ripeto io, Davide Paolucci, Silvano Limini, col Bordolo, Comitato di Pesaro, sono i vincitori di questo 29esimo trofeo del Comune di Castel Raimondo. Secondi, Giovannucci Giuseppe, Giovannucci Emiliano, della Sportiva di Castelminà di Lama. Comunque di categoria C, era un compito arduo per loro. E hanno fatto un punto, quindi hanno evitato il cappotto, come si suol dire. A questo punto, gli incontri sono finiti, lasciamo le premiazioni alla società, al direttore di gara, al presidente della bocciofila di Castel Raimondo. Concludiamo la diretta in quanto il fattore tecnico è terminato e quindi noi commentiamo, come si vuol dire, solo i fatti tecnici di gioco. E vi salutiamo alle prossime dirette di Fontanella Bocce. Ciao a tutti e grazie dell'ascolto.